Adesso passerei allora la parola, ringraziando Monica Scappini, a Gianni Martinetti, amministratore di RLab, che ci parlerà di resine particolari, giusto? In grado di cambiare il nome al bagno, vediamo perché, grazie. È proprio così. Beh, le resine, buongiorno a tutti, innanzitutto le resine rappresentano ormai da un certo periodo di tempo una delle possibilità che la tecnologia ha offerto per il rivestimento delle superfici. E oggi siamo qui a raccontare un po' più in specifica cosa le resine nei bagni possono fare, no? Quindi è sicuramente un'opportunità non nuovissima, ma anche molto interessante, quindi una superficie un po' differente dal solito, dal marmo, dal nobile marmo. Noi siamo magari più prosaici, ma molto interessanti. Due parole su RLab. RLab in realtà è una newco, è stata costituita l'anno scorso, in realtà sulla storia di aziende abbastanza storiche del settore, sia delle resine, Civit, che dagli anni 70 produce ancora resine industriali, quindi ha questa forte cultura di prodotto, di prestazione, di tecnologia e di numeri, no? Di resistenza. E Covema Vernici, che con il marchio Covema e con il marchio Cebos in realtà arriva dal mondo invece delle pitture e delle decorazioni per interni. Queste due aziende, entrambe di Torino, io arrivo dalla parte Covema sostanzialmente, uniscono le forze poco più di un anno fa, in realtà il progetto nasce un pochettino più da lontano, per costituire RLab, che è invece un'azienda tutta dedicata al mondo delle resine per pavimentazioni. Per pavimentazioni sostanzialmente decorative civili. Il termine civile ovviamente si amplia molto perché andiamo agli showroom, negozi, abitazioni, pubblici uffici, uffici di aziende e via dicendo. Quindi le resine oggi effettivamente sono utilizzate in maniera abbastanza ampia. Vi dirò poi in che cosa RLab cerca di fare un po' la differenza, perché in effetti queste resine, come dicevo prima, sono state ampiamente utilizzate ormai da diverso tempo in maniera anche abbastanza naif certe volte. Noi abbiamo puntato su soluzioni decorative un pochettino più morbide. Le caratteristiche delle resine penso in qualche modo le conosciate, no? Sono sistemi multistrato che vengono costruiti su superfici le più variegate, quindi noi possiamo resinare un po' di tutto, no? Il solid surface in realtà può essere sostanzialmente resinato, ma possiamo resinare addirittura il polistirolo, possiamo resinare diverse cose, tant'è che per esempio alcuni degli elementi di arredo bagno vengono realizzati in maniera molto creativa con polistirolo e poi vengono resinati con i nostri prodotti, quindi è anche molto creativa la resina in questo senso. Le caratteristiche e i vantaggi sono ovviamente delle superfici, pavimentazioni totalmente continue, non ci sono fughe sui pavimenti e sulle superfici di resina, questo è un grande vantaggio dal punto di vista di fruibilità, di peculiarità, no? Io le chiamo spesso lame di colore le nostre resine, sono delle lame di materia continue. Un altro dei grandi vantaggi, che spesso, parlavo prima con qualcuno di voi, può essere un vantaggio o uno svantaggio, no? Spesso la resina viene vissuta come un sistema per intervenire sul preesistente. Questo è oggi, nel mondo della ristrutturazione, un elemento estremamente importante, qualcuno vi diceva prima, ma però è anche un elemento che a volte sminuisce il valore aggiunto del prodotto, no? Perché è l'intervento che si fa quando non si vuole fare un intervento radicale. In realtà la resina progettata è una soluzione estremamente valida, estremamente interessante, quindi al di là dell'intervento diretto su superfici che non devono necessariamente essere smantellate, facciamo il caso tipico delle pavimentazioni, dove con qualche millimetro, senza smantellare porte o modificare molto le strutture interne, noi siamo in grado di intervenire, no? I nostri supporti alla fine aumentano di 2 mm, 3 mm con un sistema multistrato a basso spessore, riusciamo a dare una connotazione totalmente nuova all'ambiente. L'altro grosso vantaggio è che in realtà quello che noi produciamo e vendiamo è un semilavorato, perché per quanto noi specifichiamo modalità applicative eccetera, in realtà c'è una parte che è molto creativa, quindi l'effetto decorativo che noi otteniamo è assolutamente unico e personalizzabile. Questo è un vantaggio e uno svantaggio, perché siamo un po' nelle mani di chi applica, e quindi non vi nascondo che anche stamattina qui fuori molti hanno avuto esperienze non sempre del tutto positive, no? Spesso legate al fatto che chi ha applicato magari non aveva la perizia sufficiente o l'aspetto decorativo non è stato curato in maniera corretta. Quindi le competenze applicative di un sistema multistrato non sono banali.
noi stiamo cercando proprio per questo di costruire un network di applicatori assolutamente certificati, in grado, marchiati a caldo, dico io, per fare in modo che quello che noi possiamo dare come consiglio, noi, ripeto, vendiamo, non applichiamo direttamente, però il network di applicatori che poi hanno la facoltà di applicare i nostri prodotti deve essere assolutamente tenuto un po' sotto controllo. L'altro tema enorme è un po', che io ho messo nei limiti, è un po' la necessità di informare sulle prestazioni di queste resine. Talvolta mi trovo di fronte al fatto che qualcuno dice la resina è indistruttibile, la resina deve essere necessariamente qualcosa di assolutamente così indistruttibile, dicevo, ma non è così, ovviamente come tanti materiali, non è una ceramica, io la paragono molto in termini di prestazioni, di resistenza superficiale un po' al parquet, quindi la resina in qualche modo si riga, la resina in qualche modo va mantenuta. Il vantaggio dei nostri sistemi è quello di fare in modo che anche, nell'usura di questa superficie quello che si ottiene è un aspetto comunque gradevole. Io non vi nascondo, alcuni dei nostri predecessori sul mercato avevano costruito sistemi molto particolari, che però lastre di resine trasparente con inglobamento di materiali, oggetti, conoscete un po' questo mondo delle resine, no? Che però accidenti, appena si rigavano diventavano brutti, talvolta ingiallivano, perché questa è un'altra prestazione limitante, no? Di certe resine, certe tipologie di resine. RLab ha scelto una strada diversa, ha scelto la strada invece di resine più minimal, io dico minimal chic, nel senso che sono effetti, li vedete fuori se volete, ci sono dei piastrelloni dei nostri effetti, effetti che ricordano un po' i pavimenti, se vogliamo, industriali, cementizi, con effetti decorativi morbidi, più gradevoli, che però hanno proprio in quella costruzione multistrato uno dei principali vantaggi, perché anche nel momento in cui questa resina dovesse segnarsi, in qualche modo usurarsi, la costruzione del pacchetto multistrato che abbiamo fatto precedentemente fa sì che per esempio il colore della riga non venga modificato, perché magari sotto c'è un bianco, ecco. Quindi abbiamo fatto in modo che la costruzione di questi pacchetti fosse in qualche modo pensata per essere anche usata in ambientazioni o in locali particolarmente pesanti da un punto di vista di utilizzo. Le resine nel bagno, no? Dicevamo prima, il bagno, sappiamo tutti che cosa è successo al bagno negli ultimi 20 anni. Da locale tecnico, come lo definisco io, è diventato secondo me uno dei luoghi più terapeutici della casa, dove uno chiude la porta, ritrova se stesso, e il fatto di personalizzare quell'ambiente, no? I materiali dei bagni ormai sono i più variegati. Tra questi c'è anche la resina. E la resina permette di personalizzare quello spazio in maniera del tutto unica. E costruire un ambiente che è pensato per me e fatto per me, ovviamente lo rende del tutto personale. Quindi oggi con le resine di RLab, in particolare con gli effetti materici, naturali, che vi accennavo prima, siamo anche in grado di dare gamme cromatiche assolutamente ampie, personalizzabili, prestazioni funzionali elevate. Qualcuno continua a chiedermi fuori, ma resiste anche nella doccia, a contatto con l'acqua? Certo, oggi con sistemi totalmente resine e possibiliche bicomponenti, adesso non ve la voglio far lunga, ma le prestazioni tecniche, tecnico-chimiche, chimico-fisiche di queste resine sono davvero elevatissime, no? Quindi riusciamo con queste resine totalmente all'acqua o completamente esenti ormai da solventi, riusciamo ad ottenere delle prestazioni funzionali particolarmente elevate. E abbiamo messo a punto dei cicli applicativi che affrontano le più tipiche problematiche di cantiere, sia esso un cantiere nuovo, sia esso un cantiere di ristrutturazione. Quindi questi sono dei grossi vantaggi che oggi le resine possono presentare nell'ambito dell'intervento in cantiere. E mi permetto, ripeto, di ribadire, non in termini di soluzione tampone o soluzione dove non posso fare altro. Oggi la resina, ripeto, progettata, ha una valenza estetica funzionale davvero molto particolare. Oggi la resina è in grado di integrare ovviamente in maniera totale sia tutto l'ambiente bagno, io posso costruirmi, vi dicevo prima, l'intero ambiente bagno, forse tranne il WC che non ne ho ancora visti, ma il lavandino piuttosto che il piatto doccia, piuttosto che tutte le pareti, i pavimenti, il piano, sono assolutamente realizzabili in resina. Piuttosto che, cosa molto interessante, dicevamo sempre prima con qualcuno di voi, integrare l'elemento resina con materiali molto differenti, quindi integriamo con soluzioni davvero interessanti, fatte da qualcuno di voi molto creativo, soluzioni in resina avvicinate a soluzioni in pietra, piuttosto che in ceramica, piuttosto che in legno,
Fuori vedete una nostra collaborazione con un'azienda che fa pavimenti in legno speciali, che usa per esempio le nostre resine sul legno. Un concetto un po' estremo, ma che per esempio può essere un'idea, no? Un'estensione di un pavimento in legno che vede per esempio in un legno resinato una possibile soluzione anche tecnica, magari nella zona di una cucina dove magari il bagno è un po' più per terra, o in un bagno stesso potrebbe essere una soluzione interessante dove si uniscono elementi differenti. Quindi la resina è estremamente versatile sotto questo punto di vista, mantenendo un'immagine, se vogliamo, se lavorata bene, se applicata bene, se lavorata, mi permetto di dirlo, con effetti minimal di tendenza, è una superficie di grande prestigio anche. Quindi il bagno che normalmente fino a qualche anno fa non si faceva vedere, beh, oggi un bagno in resina ben fatto è un elemento che si apre un po' al pubblico, no? e permette di fare delle cose interessanti. Qui vedete alcune applicazioni, quindi applicazioni monocromatiche dove tutto diventa bianco, tutto diventa colorato in funzione delle esigenze, in maniera molto semplice e molto particolare. Pianali che vengono resinati con la superficie del pavimento, la superficie verticale, dove gli elementi di design, i rubinetti piuttosto che il lavabo, sbucano in maniera particolare, tono su tono piuttosto che monocromia. Giochiamo molto con i colori della resina, per esempio, no? Qui vedete un progetto di un architetto torinese che in realtà costruisce questo ambiente in maniera un po' creativa in cartongesso e poi resina, per esempio il cartongesso e il retro termosifone, giocando, no, sul contrasto cromatico e di colori. Le resine possono essere anche vissute in maniera molto più materica, per esempio abbiamo delle soluzioni che danno un aspetto tattile particolare, che giocano su colori magari più intensi, più morbidi e costruiscono degli ambienti molto particolari. L'altro elemento interessantissimo, qui non ho fotografie da farvi vedere, ma abbiamo pubblicato per l'evento di oggi un nostro estratto, una monografia di lavori fatti in resina nell'ambito dei bagni, quindi se volete poi potete prenderla fuori. Ci sono banalmente anche solo le possibilità più semplici, che sono le pitturazioni in strato sottile delle vecchie piastrelle. Sono interventi, in questo caso sì, molto minimali, ma anche molto gradevoli. Un vecchio bagno anni 60 con le vecchie piastrelle di un tempo può cambiare facilmente aspetto semplicemente con un po' di colore resinato di alto profilo, in maniera veramente molto interessante. Questo soprattutto su parete, su pavimento, bisogna dare dei cicli un pochettino più resistenti, ma sicuramente questo è un tema interessante. Integriamo molto bene anche tutto l'ambiente doccia. Noi stiamo avendo sempre più richieste di piatti filopavimento piuttosto che piatti in materiali diversi che vengono poi integrati, pareti più pavimento, possono essere soluzioni come quella che vedete qui, ma poi di nuovo il colore si può sbizzarrire per ottenere quello che uno poi in sostanza desidera. Quindi io ritengo di poter dire che in questo cambiamento dell'ambiente bagno la resina può giocare un ruolo importante. Approfonditela, perché da queste prime interviste che capito di far fuori, nel senso chiacchierate con voi, c'è ancora molta difficoltà, diffidenza, magari basata su esperienze passate, però vi devo dire che le resine sono evolute, non vi dico quelle di Arelab poi che sono evolutissime ovviamente, ma che possono darvi davvero degli elementi di qualificazione di un vostro progetto, di differenziazione di un vostro progetto. Utilizzate bene, correttamente applicate, rivolgetevi pure a noi in azienda per avere qualche indicazione sugli elementi di applicazione, sulle persone che possono applicare nelle vostre zone. Credo che oggi davvero la resina possa essere un protagonista di un progetto bagno di tendenza e innovativo. Grazie. Ci sono domande, curiosità? Allora, la faccio io una domanda. No, volevo chiederle appunto per quello che stava dicendo adesso, no? L'importanza della posa, perché poi credo che questo sia un elemento fondamentale, perché sicuramente il vostro prodotto è un prodotto all'avanguardia, però poi l'ultima catena della filiera è poi quella della posa. E dato che io non conosco bene il settore specifico, però tendenzialmente la posa non viene regolamentata, questo poi può magari in taluni casi inficiare poi il risultato finale, soprattutto poi in un percorso di
e mantenimento poi, no, del risultato nel tempo. Quindi volevo capire da questo punto di vista la vostra attenzione. È un tema enorme. È un tema enorme perché credo che molte delle esperienze più o meno positive che avete fatto voi sono legate spesso, non sollevo totalmente il prodotto, ma certamente l'applicazione è un tema fondamentale. Abbiamo un'accademia a Torino che fa solamente corsi di formazione, abbiamo persone che sul territorio ormai, visto che, ripeto, l'esperienza arriva da lontano, al di là della costituzione della società, abbiamo la fortuna di aver costruito nel tempo un network di applicatori che tutto sommato ci danno delle buone garanzie. Certo che questo è un tema enorme, è un tema fondamentale. D'altro canto noi, sia come Civi, come Covema, insomma, arriviamo da quel mondo lì. Noi tipicamente vendiamo prodotti in una latta, sono dei semi lavorati e poi spesso le condizioni di applicazione al contorno diventano il nostro dramma, no? Perché non riusciamo a controllarle. Quando anche il nostro applicatore sia assolutamente formato, il vero problema è che poi applica in certe particolari condizioni. Il tema resina è sicuramente simile, come condizioni a quelle dei nostri mondi. L'analisi dei supporti, la preparazione dei supporti, l'approccio al cantiere sono tutti temi fondamentali. Quello che devo dirvi è che abbiamo anche in questo caso cercato di dare delle indicazioni molto precise, abbiamo stilato tutto un documento sui sistemi applicativi, ci sarà una guida di formazione del tema cantiere che è in fase di preparazione perché siamo perfettamente coscienti che questo è un tema nodale, quindi il nostro tentativo è quello di far evolvere il prodotto ma di far evolvere anche il sistema di posa. Quindi, prego. Prego. Corsi di formazione per l'applicazione qua a Milano? Proprio perché non è facilissimo far vedere i sistemi multistrato, attualmente l'Accademia è a Torino. Quindi noi facciamo formazione su Torino, dove abbiamo gli spazi, i materiali per poter fare... È un corso di quasi 2 giorni, e quindi è un corso anche che ci necessita di un po' di tempo, perché ovviamente in certi cicli abbiamo proprio bisogno di far vedere le sequenze. E siccome il ciclo è un sistema multistrato, dicevo prima, talvolta con 5, 6, 7 passaggi, nei casi peggiori, e abbiamo bisogno anche di far vedere un po' queste sequenze nel tempo. Quindi non è così lontano Torino, venite pure e iscrivetevi in questi corsi. Prego. Sì, è un servizio che siamo lieti di dare per il motivo che vi dicevo prima, quindi se avete bisogno di qualche, dovete fare un lavoro, avete piacere di capire meglio, abbiamo un assistente tecnico in zona, è lassù, quindi avete la possibilità di conoscerlo anche al nostro banco e poi abbiamo la possibilità di darvi qualche nominativo di fiducia su cui potete poi fare conto. Adesso è cambiato tutto, è ancora più caro. Sì, non è un materiale economico, cioè ancorché possa essere vissuto come un materiale di intervento di ristrutturazione relativamente semplice, non è di per sé un materiale economico. La variabilità dipende anche molto dal tipo di sottofondo che ci troviamo a dover gestire. Se è facile pensare, se io mi trovo a dover gestire un sottofondo di piastrelle, per esempio, a fuga media, io dovrò preparare il supporto per azzerare, spianare quel supporto, quindi dovrò anche preparare da un punto di vista di materiale un certo massetto in resina che non avrà un costo banale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto in funzione della preparazione. Poi è ovvio, anche qui c'è un tema, non so, faccio un bagnetto di pochi metri quadrati, siccome il sistema multistrato prevede anche delle tempistiche tra una mano e l'altra, se un bagnetto di qualche metro quadrato, magari l'applicatore deve venire oggi, fa un lavoro di 1 ora e mezza, poi torna domani, fa un lavoro di 1 ora e mezza, poi torna domani. Quindi c'è un aspetto di materiale, che dipende molto dal supporto che ci dobbiamo gestire, e un aspetto di manodopera operativa. Anche su questo tema nel nostro manuale dei sistemi applicativi, se avete piacere di avere delle idee di indicazione di solo materiale, qui ci sono degli elementi, quindi potete vedere dei costi metro quadrato sia delle preparazioni che delle finiture. Nelle ultime pagine potrete trovare delle indicazioni della somma, quindi in funzione dei supporti che mi trovo a dover affrontare, in funzione dell'aspetto decorativo che ho scelto,
in una matrice a doppia entrata potrete vedere più o meno di materiale solo, prezzi pieni, che cosa costa oggi una resina relata. Prego. No, moltissimi. Allora, la maggior parte dei prodotti che noi usiamo sono prodotti liquidi, resine bicomponenti, tricomponenti, talvolta però il terzo componente è una polvere, quindi c'è una catalisi, adesso non voglio fare il chimico, anche se sono un chimico, ma c'è una catalisi di resine a cui vengono aggiunti dei componenti in polvere, quindi sono dei materiali tricomponenti che spesso hanno due componenti liquidi e un terzo componente in polvere. Frullatissimo. Deve essere ovviamente omogeneizzato in maniera corretta. C'era forse anche una mano? No, hanno una buona conduttività termica, quindi non alterano più di tanto quello che è il massetto, cioè la conduttività termica non viene alterata. Ci sono delle piccole attenzioni e accorgimenti. Ci è capitato l'altra settimana, diceva, la vostra resina è sicuramente in fretta. Dico sì, ma se magari spegnesse il pavimento e lo lasciasse raffreddare un attimo. Quindi ci sono delle piccole attenzioni da fare in fase operativa, in fase di applicazione. Diciamo che basta anche solo abbassare la temperatura, non ci deve essere il riscaldamento che pompa, altrimenti si rischia di accelerare troppo le fasi di essiccazione. Però in questo caso basta chiudere le valvole una settimana prima e abbassare la temperatura. Se sei in un appartamento normale, intorno ai 15-20 gradi, sei più che a posto del pavimento. Prego? No. No, no, sono materiali anche molto flessibili. Noi per esempio abbiamo dei fondi di preparazione addirittura fibrati, cioè c'è una tecnologia adesso, a parte tutto quello che vi dicevo, le tecnologie sono molto evolute, eh? Quindi queste resine di componenti all'acqua, fibrate, eccetera, danno delle possibilità davvero particolari. Grazie.